Ciao a tutti, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi accolgo qui con questo bel tavolino perché per il video che sto per fare servirà un tavolo. Anzi, credo che questo sia fin troppo piccolo, ma vabbè, ce lo facciamo bastare. Avrete letto dal titolo che il video di oggi è un video un po' insolito, insomma è un video che non faccio di solito né che credevo di poter fare, ma vi ho messo una storia su Instagram chiedendovi: ehi, volete vedere l'unboxing di più di 50 pacchetti di figurine di Harry Potter? E al momento in cui sto registrando il video ben 618 persone mi hanno detto sì, quindi perché non fare questo video? Ebbene, eccomi qui. Le figurine sono queste qui, qui ci sono 50 pacchetti, questo invece è l'album, quindi andremo ad aprirli insieme, ma dopo, perché prima di passare al video volevo dirvi una cosina. Dato che siamo in periodo Natale, non potevo non ricordarvi le offerte di Daniel Wellington. Sapete, se mi conoscete, io collaboro con Daniel Wellington da un sacco di tempo e sono sempre strasoddisfatta dei loro prodotti. Io sono un amante degli orologi e quindi non posso che non dire sì quando mi chiedono di collaborare. Ecco, sul sito di Daniel Wellington, acquistando più di due prodotti, cioè da due prodotti in su, avrete un 20% di sconto sul totale. In più, utilizzando il mio codice Martinao, che vi lascio qui sotto in sovraimpressione o comunque nell'info box, avrete un ulteriore 15% di sconto, quindi un totale del 35% di sconto per dei regali di Natale super 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 carini che vi vengono direttamente dentro questa scatolina qui nera con il fiocchetto rosso, super carina, super natalizia, super regalo, cioè non vi serve neanche di incartarlo volendo perché è già tutta incartata. Niente, volevo darvi questo un po' consiglio per gli acquisti. Ok, detto questo, direi di incominciare con l'unboxing. Non so se cambiare posizione alla videocamera e riprendere solo il tavolo, però forse è poco divertente se riprendo solo il tavolo. Vabbè, dai, facciamo che la lascio così e vi faccio vedere pian piano ciò che esce. Però mi metto anche gli occhiali, perché altrimenti rischio di non riuscire a leggere e non riuscire a vedere nulla. Spero non ci sia troppo riflesso da qui a lì. Ok, album. L'album è questo qui, si trova in edicola a 4,90€. È uscito da pochissimo per Panini e niente, lo trovate in questa busta così, con dietro il colore delle case, altra pubblicità, insomma niente, semplicemente un nuovo album di Harry Potter. E direi anzitutto di andare ad aprire i pacchetti che ci sono qui dentro e dai, così. Io vado a vedere un attimo l'album perché non lo conosco. Ok, ha un odore buonissimo, qui c'è scritto, c'è una cosa, cioè c'è questa cosa qui, ho scritto astuccio delle card, perché da come ho capito in ogni bustina di figurine dovrebbe esserci una card e quelle vanno inserite qui in questo astuccio delle card, che io direi di montare, chissà se riuscirò a farlo. Questo odore mi ricorda la mia infanzia, quando compravo i giornalini delle Witch, le Winx, insomma tutte queste cose da edicola avevano esattamente questo odore. Io non so se sono in grado di montarlo questo astuccio, intanto sto piegando nelle parti che erano già prepiegate e niente, insomma, come funziona? Credo così. Ok, ho creato il portacard, do una sfogliatina all'album, ma insomma adesso ci andremo ad attaccare le figurine, quindi tanto vale. Qui c'è un'altra cosa, semplicemente ti dice come creare l'astuccio delle carte. Vabbè, niente, questo è l'album, è bellissima la texture, questo è il dietro. Io direi di andare ad aprire le figurine perché se mi perdo in chiacchiere non finiamo più. Qui ci sono 5 bustine e qui ce ne ho 50. Credo che velocizzerò questo video, se no non finisco più. Intanto qualcuno lo apro così lentamente, poi gli altri li velocizziamo, perché addio se no. Ecco, le figurine sono così, sono fatte così. E la card è questa qui, in questo caso ho trovato l'una, è la 25esima su 50, niente, semplicemente così. Le figurine le attacco tutte alla fine, intanto ho trovato Cedric olografico. Ne apro un altro con voi e poi li apro tutti insieme. Ok, qui c'è la card di Harry che è la 20 su 50, oddio chissà quanti doppioni troverò, e queste sono le figurine. Adesso sposto il video, vi zoomo qui sul tavolo e comincio ad aprirle tutte insieme, tutte insieme. Ci rivediamo alla fine.
Ok ragazzi, come avete visto ho aperto tutti i 55 pacchetti, questa è la carta insomma dei pacchetti. Mi stavo mettendo ad attaccare le figurine ma mi sono accorta che se continuo ad attaccarle, sono tantissime, ho attaccato soltanto le prime 20, però mi sono accorta che se mi metto ad attaccarle tutte probabilmente il video viene troppo lungo e non mi basta la memoria, quindi onde evitare che si interrompe la registrazione sul più bello, insomma, sono qui per accogliervi per i saluti finali. Ho trovato tantissime figurine, ho attaccato soltanto le prime 20, poi mi stavo divertendo perché qui insomma c'è anche la storia di Hogwarts, quindi ti dice, non lo so, quando Harry Potter era solo un neonato, il potente mago oscuro Lord Voldemort attaccò i suoi genitori e li uccise, eccetera eccetera, insomma c'è una breve storia. Peccato, non ho trovato la figurina numero 1, ho trovato la 2, non ho trovato la 3, ho trovato la 4, insomma qualcuna mi manca, ecco, devo dire la verità. Come avete visto, non so se si è visto dal video, comunque ho fatto delle pilette per dividermi le carte, insomma, da 1 a 50, da 51 a 100, eccetera, eccetera, e dalla figurina 1 alla figurina 50 sono quelle che ho trovate di meno. Quelle che ho trovato di più sono quelle dalla 101 alla 150 e quelle dalla 151 alla 216, vabbè, queste cose non sono importanti. Le figurine comunque sono molto belle, in realtà ci sono le scene dei film, ci sono ogni tanto delle figurine olografiche. Per quanto riguarda le card invece, che sono queste qui che vanno qui dentro, io ne ho trovate tantissime doppione, veramente. Tipo Ron l'avrò trovato 6 volte, una cosa del genere. Sono molto belle, sono molto rigide, sono da collezione, ecco, sostanzialmente sì. Adesso io continuo ad attaccare le mie figurine sul mio fantastico album. Qui sotto vi lascio i link del sito della Panini Comics, dove in teoria dovrebbero vendere sia il blocco da 50 figurine, sia l'album. In realtà questa mattina sono andata sul sito e mi diceva che era in manutenzione, quindi spero di trovare i link a tutte queste cosine, in caso non li trovassi sicuramente in edicola potete trovare queste cose. E niente, detto questo direi basta, insomma adesso io continuo ad attaccare figurine, ero arrivata appunto alla numero 20, devo attaccare la 21, già ne ho trovate 3 doppione, peccato, sono veramente molto triste, speravo di finirlo, finora ho praticamente finito nessun album in tutta la mia vita, vabbè. Detto questo io direi basta, continuo ad attaccare figurine, spero che questo video vi sia piaciuto anche se è un po' diverso, vi ricordo il codice sconto Martina o su Daniel Wellington e basta. Detto questo vi mando un bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao, chissà, non ci arrivo, ok.